Va bene, siamo quasi in partita. Andiamo a vedere quelle che sono le keystone. Direi che non c'è nulla di particolare se Tranne non forse Graves, che in realtà ad oggi si Underlord. può Ci giocare, sta. esatto. Beh, ci sta, comunque Ci abbiamo sta, visto ci ogni sta. tanto andare anche L'unico con qualche Thunderlord. maestria. Lulu Thunderrod, questo ci fa un po' capire quale sarà la volontà da parte di questa corsia. È ok, anche se diciamocelo, hanno Ashe, kill potential, vediamo, vediamo. Magari sono sicuri di poter punire gli avversari, Sarengo. Esatto. Ora. Bene. Siamo praticamente in game. Diamo qualche secondo al client per partire. Dai, client. Dai, Client, dai, dai. eccolo! Grazie, client. Ah, ci siamo? Perfetto, eccoci qua. Tanto che Filz, Sarengo, su uno dei tavolini c'è anche la pozione blu. Mamma mia, ogni volta che la vedo è un'emozione. È vero. C'è anche l'Heart of Gold, se vai a vedere là dietro. È Oh! dietro il Se me lo cestino, dici dietro il così, però, barile. se me lo dici così, me ne vado. Commento da solo, Ah. Sarengo, vado a piangere. Eccoci qua, signore, eccoci qua. Si vanno a sparpagliare in quello che è all'interno della mappa. Subito i ragazzi degli EP sembrano essere diretti, Sarengo, verso un obiettivo comune. Sono chiari. Vogliono provare un invade. Viene rallentato in questo momento. Ok. 30 secondi alla generazione. Vediamo che c'è Kema che riesce a cacciarli via. Eccoli qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Quindi sì, tutto normale. Sembra gli start comunque sono state su tutte scelte classiche. È andata Ashe a selezionare quella che è appunto la spada lunga. Vuole ottimizzare l'oro che riuscirà a guadagnare all'interno della corsia. Questo è molto buono. Vedremo quale build andrà a fare. Abbiamo visto ormai aver più scelte. C'è chi addirittura va di Lama di Re, chi invece va di Essence River. Vedremo un po' secondo me il match. In realtà, a livello numerico, ok, e anche diciamo proprio matematico, bisognerebbe seguire una sola build, che è quella che appunto, grazie alla Longsword, la spada lunga ti permette di ottimizzare al meglio i propri gold e riuscire a far danno e dare utilità all'interno del game prima possibile. Però si sa, molte scelte, soprattutto quando si parla di territorio italiano, vengono fatte anche in base al comfort, no? Come ci si trova bene, Sare. Subito, Vediamo viene. come questo sia un game che possa violentemente sbalzarsi sia da una parte che dall'altra, avendo matchup come Graves, Kled, come Anivia Vladimir o come Caitlyn, Nami contro Ashe e appunto Ashe Lulu. Detto questo, vediamo già un invade di giungla bello pesante da parte di Kha'Zix che vuole abusare quella che è il suo vantaggio a livelli bassi nell'uno contro uno, ma deve stare attento perché Graves è altrettanto potente nell'uno contro uno a livelli bassi, grazie al suo sustain e al suo DPS estremamente sostenuto dalla sua passiva. Vediamo appunto come il giro di giungla da parte di Graves sia dovuto al full clear. Ha già 10 minion al contrario di Barkia con il suo Kha'Zix, che sì, ne ha solo due, ma perché è andato semplicemente a stilare il buff avversario. Questo è molto buono, anche se in realtà con questo giro di giungla lo stesso Kaima riuscirà a ottenere il 4. Sicuramente non avrà a sua disposizione i buff, ma vedremo un po' come se la giocherà. Si darà già perso un bel po' di HP in corsa inferiore. Arriva Barkia! Ed eccolo lì. E Oh, il salto tutto addosso, ma senso! quasi si salva, niente da fare. Sadi potrebbe morirci, ci deve morire. Muore, ma doppio potenziamento nelle mani di Horizon. E nulla da fare, riuscirà a salvarsi. Non credo ne sia valsa la pena, nonostante siano riusciti a uccidere il tiratore. Il doppio potenziamento Tsunami significherà sustain infinito per i prossimi minuti, praticamente per la bot lane degli Horizon, che sarà ancora più minacciosa di prima. Esatto, in realtà nelle prime fasi di gioco non è tanto la Caitlyn che fa la differenza, quanto il support che ha a fianco, in questo caso soprattutto Nami, che come hai detto giustamente riuscirà non solo a vincere con la trade, ma Già di avere solito un Nami mana vince gli 1 continuo. contro Oh! 2. Già! Adesso è peggio. Già. Sadie invece è andato a comprare quello che è per l'appunto il mietitore, che gli permetterà di power farmare, avendo già una morte all'interno del game sicuramente gli servirà. Ricordiamo che Caitlyn è uno di quei campioni totalmente item dipendente fino al terzo oggetto quantomeno, quindi poi di riflesso anche per tutto il game. Vedremo un po' come se lo giocherà. Xayah invece andrà probabilmente di quella che è una Lama di Ok, ricordiamo che il primo drago sarà un drago infernale, quindi estremamente attenti a quelli che possono essere i risultati di questa lane phase.
Più che altro il drago infernale, lo sappiamo, sta Rengar ormai attira tutte le tipologie di composizioni, quindi è sempre un obiettivo che o vuoi accaparrarti o non vuoi lasciare nelle mani avversarie, quindi vedremo un po' come se la giocheranno. Dovranno entrambi i jungler fare attenzione a quello che è questo obiettivo. Guardate quello di cui diceva Sarengo finora, no? Ad Horizon, lui se ne sbatte, uno contro due. Oh yes, per una volta il jungler contro jungler è protagonista dell'azione. Vediamo Kema che con una punizione ruba il lamabecco anziano. Continua il rosso addirittura, siamo a 4 minuti e 50, il rosso non c'è. La Rovu Bestia Cremisi ovviamente deve ancora respawnare. Ping al drago di fuoco, ma niente da fare. Varkia vediamo che continua verso i Krug. Ci mette un bel po' a farli, ricordiamo che a causa di come proprio sono strutturati i Krug, sono un inferno perché non saranno praticamente mai isolati. Però in qualunque caso bisogna sempre cercare di fare quel campo di giungla che davvero tanta esperienza ti dà. Vedremo un po' cosa deciderà di fare, più che altro quando si ha contro un Graves che una volta raggiunta la lead ti può quindi invadere e prendere controllo di tutto ciò che hai. Cerchi sempre con Kha'Zix di accaparrarti più farm possibile. Intanto Sid fanno un po' di danni a Horizon, che comunque riesce a mitigare. Adesso non ha più il suo blue buff, però finora ha sicuramente fatto la differenza, Sare? Esatto. In questo caso andiamo a vedere come continuano, mentre il primo recall, il secondo recall per Varkia, il secondo recall per Kema. Magari la kill più invece, Oxider è indietro di farm, questa non è una cosa buona, anzi è cattivissima, non dovrebbe mai crearsi una situazione del genere, anche perché il tuo team ha investito un sacco di risorse su di te, anche esagerando, perché diciamolo, Varkia ha esagerato davvero con quell'azione in bot lane, e tu lo stesso non riesci a prendere il vantaggio, e questo è un problema. Guardate come Kema adesso viene Flash. Gli salta addosso. Varkia potrebbe riuscire a finirlo. Foma ci prova, ma Flash Mare di Sangue viene bloccato dal counter flash di Kema, che si allontana così. Potrebbero chiuderlo. Magnali ci prova. È arrivato. Tanti danni su Foma. Foma ha già utilizzato la Sangue. L'Ignite, ustione su Magnali. Kema disingaggia. Continua il chase. Varkia trasforma in nuovo Magnali. Gabbo in mezzo a tutta sua. Barile esplosivo. Varkia deve scappare. Flash e barile rotolante per cercare di bloccare Varkia. Ma niente da fare. Gabbo continua. Skarl rimane al fianco di Kled. E nulla di fatto. Nulla di fatto in tutto questo casino. Nulla di fatto. Dovranno tornare. Che sono stati utilizzati. Sì. Wow. Comunque le tre bolle sopra Caitlyn fanno sempre il suo ottimo lavoro. Ovviamente quando c'è un colpo potenziato, bellissima utilizzo da parte della propria bolla e delle trappole in concatenanza. Peccato per quella Q. Avete visto come vado a proccare più e più volte quella che è la passiva di Caitlyn? La colpa alla testa. Mentre Skarl lascia l'inivo 170. Kled appirato, come lo vedete, adesso sarà ancora più problematico riuscire a allenare contro Gragas, mentre perde, 3 milioni di fila, che fastidio quando succede, Brutto, stiamo soffrendo tutti anche per lui. In questo momento Vaniali va a utilizzare quello che è il suo mural meglio, e questo è ciò che davvero dovrebbe fare per tutta la fase di corsia. Anivia addirittura con l'Ignite, è proprio cattivissima. Oh yes, Kema intanto andrà a donare il blu. Bravo ragazzo, è molto importante il Blue Sonivia, malgrado vada a itemizzare quella che è la goccia e un sacco di altri oggetti che gli permettono quindi di rigenerare, il blu è sempre un must, anche se ogni tanto vediamo dare addirittura il primo, Sarengo, talmente sia importante, ovvio questo lo si fa con alcuni pick, però comunque molto molto buono. Varkia in questo momento sta pulendo quello che è la sua giungla, ha raggiunto il livello 6 prima di Kema, questa è una cosa buonissima per lui, un po' meno per Graves, che tenderà comunque sempre a power farmare. Quell'assist sicuramente fa la differenza, e anche perché si trova un buff in meno. Vedremo un po'. La cosa buona da parte di Kha'Zix è che praticamente non dovrà mai concedere quello che è il suo blu. Esatto, ricordiamo che avere il blu su Kha'Zix aiuta davvero tantissimo, sia perché è semplicemente tutto basato su quelle che sono le sue abilità, mentre Magnali potrebbe andare a incastrare Varkia, cerca di scomparire utilizzando la Suprema, riesce ad allontanarsi anche se è una lancia di ghiaccio comunque. Gli spezza a metà la barra di HP, deve scappare, freccione! Vaniali non vuole essere colpito, e invece no, la carica di Leaniv va a bloccarlo sotto la torre.
Foma con l'emopiaga bloccato da un muro stupendo. Va a salvargli, praticamente a vendicarlo. Ma come uccide sia lui che Varkia, che sono stati decisamente trovati con le mani nel sacco andando a Tower Divare, una Nivea. Ci penseranno due volte la prossima volta. Sì, ma Kha'Zix. Ma Kha'Zix è morte Krug, no? No, ah, sì, no, è morte vittime Krug, let's go! E pensavo che fosse morto lì in mezzo. No, scusate, ragazzi. Va bene. Comunque, quindi 2-2 dopo 9 minuti, se le stanno dando di santa ragione, questa è una cosa che a noi davvero fa impazzire. Vedremo un po' se continuano su questo andazzo. In tutto ciò, sono le due squadre riuscite a prendere la lead per andare a acquisire quello che è Dragon Infernale. Dovrebbero un po' giocare, secondo me, più intorno a questo obiettivo così importante, anche perché schifo non fa, l'abbiamo già detto prima, lo diciamo sempre nei nostri casting, e sono sicuro che anche loro lo sanno, però andare a rischiare, soprattutto quando in una partita che può essere così importante, ci mettiamo nei loro panni, insomma, dai. Esatto. Scusante, però. Andiamo a vedere come continuerà la partita. Il vantaggio è decisamente nelle mani degli Edomina. Siamo a 10 minuti. 2000 gold. Sì. Andiamo a vedere che Kha'Zix si avvicina nella corsia inferiore. Riusciranno a fare qualcosa? Assolutamente niente. Continuano invece a darsela di santa ragione in corsia superiore, ma c'è anche Kema. Eccolo! Kema all'interno del cespuglio della corsia va a spuntare fuori, sorprendendo quello che è Leniv, che aveva appena caricato Gabbo. Gabbo che con triplo Doran è già messo bene, e nonostante questo, quasi a chiamare la kill nella corsia superiore. Kema voleva andare a raccattare, non riescono a trovare appunto il barile esplosivo, in quanto non va a segno in maniera corretta a parte di Gabbo, mentre Drago Infernale per il team degli Outplayed, questo sarà molto utile per tutti quanti i loro campioni, praticamente tutti quanti i loro campioni. Sicuramente questo è una cosa che potrà fare la differenza. In generale sai che comunque hai Kha'Zix contro, una volta raggiunto il livello 6 lui lo può fare in solo, ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte degli Edomina. Molto bravo qui intanto Seed a utilizzare la speed per appunto fuggire, ingaggia avversario, ma adesso non ha più appunto la sua W. Amareggiata va a colpire Oxider, tutti quanti su Seed. Enorme boost. Arriva la guarigione, flash da parte di Kema, il ritorno della fine della corsa. Oxider non ha più male a disposizione, beve pochi speed. Leniv, corri! Flash e barile da parte di Gabbo e porta a casa l'uccisione. 4-2, questa potrebbe essere una se non due torri che vanno nelle mani degli Edomina. C'è Kha'Zix. Parliamo ma cosa... Varkia. Ma perché hanno paura di Kha'Zix? No, amici, cosa fate? La torre? Lasciano da solo Sandy! No, l'isolamento! La torre! Arriva la guarigione del flusso riflusso. Si girano, Varkia prende tantissimi danni. Sandy quasi ottiene l'uccisione. Prendono la torre, sono contenti. Così. Beh, un po' sporca questa giocata, però comunque efficace per i ragazzi degli Edomina. Si prendono due torri importanti, guardate come la curva appunto di mana ha effettivamente avuto un cambio, ma Vaniali in corsia centrale? Deve stare attento. Ma per l'aggressione, tempesta glaciale ancora una volta a parte di Vaniali, gli HP sono sufficienti però per permettersi di girarsi, il lago di sangue, no, il muro! Flash lo porta abbastanza lontano in modo da fare... in modo che il muro appunto di Vaniali lo cacci fuori invece che all'interno di questa che era la zona di minaccia di Graze. Sicuramente il muro di Anivia è un'abilità davvero molto forte all'interno di League of Legends, però come abbiamo detto all'inizio della partita, bisogna davvero riuscire a utilizzarla al meglio, perché come in questi casi può magari toglierti una kill, diciamo è un dare e avere questa W di Anivia, questo muro. Però sto bravo Kema va a concedere l'ennesimo blue buff al proprio mid lane. Vedremo un po' la pressione che riuscirà a mettere in realtà Leniv in questo momento, perché Kled, hai meno farm del tuo diretto avversario, il tuo diretto avversario è per l'appunto Gragas, che non si fa molti problemi a traddare, a infliggere danni, a poccare addirittura, per quanto il danno non sia sicuramente uno dei più alti in poke, e tu davvero puoi far poco all'interno del game. L'unica cosa che puoi sperare è di utilizzare la tua suprema in combo con la tua squadra, e per fortuna hai una squadra, perché in questo caso appunto si tratta di giocatori in 5 per melee.
in quanto team 5v5, ma sicuramente non è una delle migliori situazioni per lui. Esatto. Va bene, chiuso il mantello del sole per quanto riguarda Gabbo. Ma Nai Scuro ancora non è stato completato la parte di Leaniv. Questo lo penalizza davvero tanto. Il CDR è estremamente utile per farmare e soprattutto per cercare la kill su Gabbo. Gabbo che infatti non ci pensa due volte a cercare. Però ritorna Leaniv. Leaniv però nota che Gabbo ha missato due skill importanti. C'è Varka al suo fianco, barile esplosivo per cercare di cacciarli. Via mentre Scarlet sta anche per lasciarci. Deve stare attento perché, come dicevo prima, adesso Gragas è in quella zona di non combattibilità, ok? È tipo immortale. Bisogna davvero prenderlo fuori posizione per riuscire a infliggergli non pochi danni. Il problema qual è? È che sia jungle che top laner, per l'appunto, sono AD, quindi lui semplicemente si sta itemizzando armatura. E cosa gli dici in questo momento a un Gragas con 40 minion sopra il tuo top lane e 1-0? E 3 re di Doran, vabbè, lasciamo stare, Gragas è uno dei pochi pick che ancora può fare una cosa del genere, spero la tolgano per sempre, prima o poi. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Chiuso il bastone secolare per quanto riguarda Anivia, da un minuto ormai in carica, e ancora la goccia ovviamente che andrà migliorata in una staffa dell'Arcangelo, mentre un piccione da parte di Anivia scopre i ragazzi degli Aidomina intenti in questo messaggero della Landa, ma vedete che hanno un controllo completo del fiume, mentre Foma no, 2 contro Sed e Horizon cerca di cacciarli dalla torre e ci riesce. Però arrivano Sid e Oxider, minacciano questi due ragazzi che erano decisamente troppo all'interno del territorio nemico, riescono comunque a disingaggiare, mentre dall'altra parte gli Aidomina, dopo aver acquisito il potenziamento del messaggero della Landa, continuano a pressare la corsia inferiore grazie all'enorme wave clear da parte di Anivia. Sì, Vanilla in corsa superiore sta facendo un ottimo lavoro, avvicina a Sekema, che comunque alle torri il suo danno lo riesce a fare, non è sicuramente uno dei migliori split pusher, ma può dire la sua. Guardate come metà della vita per l'appunto se ne sia già bella che è andata. Questo obbliga Sid ad avvicinarsi, viene preso. Vabbè. Lo sfinimento non basta per salvarlo, distrutto dalla combinazione da parte di Kema. Grazie allo stordimento della sfera di ghiaccio di Vagnali, una combinazione eccellente che va a cancellare senza possibilità di salvarsi. Aveva sia il flash che la crescita selvaggia, ma non ce la fa semplicemente. Esatto, una combinazione sicuramente facile, pulita, ma efficace. Questo è ciò che cui dovrebbero puntare i ragazzi degli Domina. In questo momento Leaniv ingaggia Kema, ma sa che vicina a sé a Gabbo. Bellissima suprema di Kled che gli salva la vita perché lo rende immune agli impedimenti, appunto. Esatto. Carica, urla con Scarla, la torre andrà a cadere. Guadagno di vantaggio ancora una volta per le mani degli Domina. Sono 8000 gold a 17 minuti, sono tantissimi ragazzi. Il prossimo drago sta per spawnare. Vedremo un po' com'è che se la giocheranno. Ricordiamolo, per l'appunto, il prossimo drago sarà oceanico. Sicuramente a questo minuto della partita non è uno dei migliori, però rimane sicuramente molto efficace, soprattutto per i ragazzi di Aidomina, che comunque Ranami, Gragas, Anivia hanno Anivia. Bisogno appunto di quello che è questo drago oceanico. C'è da dire che, come lo diciamo spesso, il drago oceanico è un drago particolare che in alcuni casi se capita come primo davvero ti cambia totalmente il game. Poi, e sono sicuro, esatto, sono sicuro che se fosse stato il primo drago l'avremmo visto fare molto molto più in fretta e dai ragazzi degli Aidomina, sai? Esatto, perché ricordiamo che il primo drago è finito invece, lo vedete nell'HOD, nelle mani degli Outplayed, era un drago di fuoco ed è stato una delle poche cose che li ha tenuti in partita finora. Drago oceanico preso da parte degli Aidomina, lo utilizzeranno per continuare questo siege che abbiamo visto a tre corsie. È riuscito a rimanere in piedi grazie al vantaggio accumulato nelle fasi iniziali della partita in maniera anche eccellente. E adesso sono problemi. Il barone non è ancora spawnato perché siamo solo a 18 minuti e 20, quindi non possono minacciare questa zona, non possono utilizzare questo strumento molto potente per andare ad abbattere quelle che sono le ultime torri, mentre ci provano nella corsia centrale e anche quella inferiore. Leaniv su Gabbo, un terzo di vita, un freccione su Kema, non basta però il danno per buttarlo giù, mentre Saddi dall'altra parte riesce a far fuori ancora una volta Sid, nonostante flash a bordo di Foam per levarsi di torno da questa tempesta glaciale in cui il muro l'ha costretto. Arriva la suprema potenza, la carica su Gabbo, gli ultimi colpi, Gabbo ci muore, i danni da parte di Kled con la mannaia oscura, con le tendenze assassine, sono semplicemente troppo elevati per lui.
Esatto, diciamo che comunque Kled è uno dei campioni che non bisogna mai sottovalutare. Gabbo sicuramente sta rivivendo un film in questo momento, però che non ci teniamo a nominare per lui per non farlo tiltare, metti che magari sta ascoltando. Vedremo un po' come affronterà di qui in avanti il game. Sono dell'idea che deve portare più rispetto a quello che è il pick avversario. Ricordiamolo, Gragas molto molto forte, ma deve riuscire a portare a casa un trade veloce e allontanarsi, ok? Perché sul continuo Kled sicuramente avrà la meglio. Esatto, un respiro di sollievo per quanto riguarda gli outplayed, che così possono andare ad allontanare quelli che sono i nemici. Stavano davvero, davvero imponendo una pressione troppo elevata su di loro. E la corsa superiore devono stare attenti, perché adesso il barone è spawnato. E essendo spawnato. Ma addirittura Gabbo aveva anche il messaggero dell'Olanda? Wow, l'ho visto Già. adesso! Gli Alieni lo stesso è riuscito a vincere l'uno contro uno! Fantastico! Kled, ragazzi, Kled. Solo lui. Good morning. Benvenuti. No, come? No, vabbè, Sì. sicuramente il messaggero della Landa è uno di quei buff. Tra l'altro ci sarà un cambiamento, io l'ho visto. È bellissimo, lo amo, Giorgione. Lo chiameremo così. No, 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 è una donna, è la duchessa, È una veniva chiamata duchessa. e quindi è Allora Giorgiona, Giorgessa. No, Giorgessa. Giorgina. È una duchessa, Giorgessa, è perfetto. Giorgessa è bruttissimo, Cavolo. Lo però. so, perfetto, proprio per questo ci piace. Ci piacciono finché sono brutti. No, non è vero. Comunque, il messaggero della Landa, uno di quei buff, che solitamente non sempre ti senti il rischio di correre per andare a prendere, ok? Perché non ti cambia così tanto. Ma con Kled o con altri campioni, tipo appunto un Trundle, può davvero fare la differenza. E cioè, ragazzi, l'avete appena visto, ok? 40 milioni in meno. Ok. Va bene. E lo stesso va a vincere. Comunque, cadere la torre della corsa inferiore. Gli Damina con Caitlyn hanno un Siege Potential davvero allucinante. Questa serie che continua. Mezza torre andata. Sta arrivando la carica di Kled. Prova a bloccarla con la mareggiata. Ma non puoi fermare Kled una volta che impazzisce. Guardate, Continua su Sadie! Sadie. Potrebbe riuscire a farcela. Una trappola. Ma ha finito la parte Bravissimo, di Marzia! Barbia. Sadie non ha scampo. Cade da cavallo, però. Leniv Ma ci muore, ma ha Gabbo! fatto il suo lavoro. Oxider su Gabbo. Gabbo, però, è bello tankoso almeno. Contro di Muro! lui, un'ultima lancia di ghiaccio da parte di Magnani. Non riuscirà a finire il lavoro. Varkia deve disingaggiare adesso. È dietro le linee nemiche. È riuscito a ottenere l'uccisione. Quello per cui è stato chiamato all'interno di questa squadra. Ma adesso deve scappare. Continua a far perdere tempo agli Idomie. Ottimo lavoro da parte sua. Ancora quanto è fastidioso! È fastidioso come una zanzara d'estate, di notte. Avete presente quando cercate di addormentare? No. Momento in cui vi state per addormentare, quello. Questa maledizione che ci sta tirando fuori il Serengo, ve la dico, stanotte nessuno di noi dormirà. Vabbè, comunque. Vantaggio ancora ovviamente nelle mani degli Indomine. Che vantaggio, siamo a 12.000 gold a 22 minuti, è davvero tantissimo. Chiuso la staffa dell'Arcangelo per quanto riguarda Vagnali. Abbiamo riduzione della ricarica nel suo inventario, immagino che sarà un morello per andare a prendere ancora più mana e quella riduzione di ricarica così importante per riuscire a chainare in maniera più efficiente le abilità di Anivia. Ok, vediamo un po' invece cos'è che faranno in questo momento in generale gli OP, gli Outplayed, che comunque sono sempre in svantaggio, guardate, sono tanti, anche se sono sopravvissuti a quello che è stato l'ultimo fight, 12.000 di oro si sentono, Sarengo, ok? Non li possiamo annullare, evitare, in nessun modo. Ok, Gragas è nella corsa inferiore. Ragazzi, Gabbo in base? Outplayed, Outplayed, avete Gabbo in Attenti. base? Outplayed, l'Hannibal teletrasporto dovrebbe stare nella corsa inferiore. Anche il messaggero dell'Olanda vi tira giù con la torre. In me che non si dica. Un attimino in ritardo, l'Hannibal. Mentre il resto degli Idomina vedete che immediatamente ingaggia al barone. Le trappole di Sadie ad impedire una risposta, almeno dalla zona del blu. Per loro, ma sta arrivando comunque Leaniv, carica su Kema, un freccione perfetto da parte di Oxider. Kema ci prova, flasha dentro addirittura, una combinazione, non riesce a uccidere nessuno, mentre Foma,
cade al suolo grazie a un'ustione, una combinazione da parte di Nvidia. Vaniale adesso con tutto il resto degli domina all'inseguimento degli outplayed, sembrano essere però ormai già lontani. Il drago oceanico, vedete che, oh, 140 di critico, salta dentro Varchia, guardate i danni dell'isolamento, riesce ad evitare una bolla, la torre ormai è caduta, così l'inibitore Gragas di Gabbo all'interno della base porta a casa, nonostante lo sferimento, gli ultimi HP di Leaniv. Continua su Sid, che ha davvero pochi HP, livello 10 contro livello 15, un'ultima sbarilata, boom! Ormai Gabbo fa ciò che vuole. Schiacciato a terra dal peso di questo barile di Barolo. Guarda, Poseidon a sparare la stessa fine. Che danni da parte di Kema! Distrutto. E questo potrebbe, anzi, dovrebbe essere game per i ragazzi di Edomina. Possono chiuderlo? Sì, che possono. Sono 5 tutti vivi. Hanno Nami, hanno un drago oceanico che, come vedete, sta Kema ricoprendo. Kema ci va a pagare pegno, decisamente sì, troppo sì. Aggressivo. Viene lasciato da solo. Non rimanete da soli contro Kha'Zix. Questa è la fine che fate. Varchia sulle retrovie, non potrà fare altro che vedere le torri cadere, così come il Nexus. Congratulazioni, 1-0 per gli Edomina. Belli e bravi, davvero molto bravi, hanno giocato secondo me molto bene questo match, hanno rispettato quella che era la loro condizione di vittoria. Se vogliamo proprio fare una critica a questi ragazzi, hanno abbandonato secondo me un po' troppo facilmente quello che è un Infernal Drake. Lo si può fare se si sa comunque di giocare una composizione che tende a chiudere il game prima possibile, insomma tutte queste scuse che ci si dicono fra di noi quando si è in team, quando si perde un drago, Serengo. In generale bisogna comunque, sì, se scegli di lasciare un drago, lo stesso devi avere visione delle azioni avversarie, perché non si sa mai, potrebbe sempre crearsi l'occasione da sfruttare, ok? Quindi magari dovrebbero essere un po' più presenti nelle prime fasi di gioco. Ha giocato molto bene Varchia all'inizio, però non è stata abbastanza. Sì, diciamo molto bene, escluso quel primo gank in bot, che quello faccio finta di dimenticare. Io me l'ero dimenticato, me l'hai fatto ricordare. Comunque, l'altra cosa che mi preme per quanto riguarda gli outplay è il fatto di aver perso praticamente a tavolino due corsie ancora prima di giocarle, sia nella corsia centrale sia nella corsia inferiore, hanno fatto davvero tantissima difficoltà a semplicemente sopravvivere alla fase di corsia. Vladimir contro Anivia, un counter pick chiamato, come dicevamo, dalla stessa draft, mentre dall'altra parte Ashelulu contro Caitlyn, Nami. Ovviamente Caitlyn e Nami hanno sicuramente la meglio. Se poi andiamo ad aggiungerci questo doppio potenziamento finito nelle mani di Nami, avete visto che tipo di distruzione può portare una corsia del genere. Va bene, direi che questo era il primo game. Diamo un paio di minuti, 3, massimo 5 minuti per le squadre, per riordinare le idee, per ricreare la stanza, per essere pronti per il prossimo match, e ritorniamo tra pochissimo qua per ESL Italia Championship. Io sono Serengo, qui come la Luce. A tra poco! A tra poco.